Buongiorno, a Chierico Meltrove ci si è trovati a dover prendere decisioni in modo rapido, decisioni che impattavano e stanno impattando sulla quotidianità dei cittadini, sulla loro libertà e qualità della vita. Tutto ciò ci ha esposto anche a qualche errore, ma ha anche forse tirato fuori il meglio da tanti di noi sindaci, amministratori e cittadini tutti. Per vedere se pur con un po' di fatica anche qualche elemento positivo, possiamo citare la grande accelerazione in innovazione e formazione a distanza. Pensiamo allo smart working, alle riunioni in videoconferenza, alle lezioni a scuola. Per chi come me ha figli è stato evidente il salto. L'aspetto della tenuta psicologica ed economica in questi mesi è molto sentito da tutti noi. Abbiamo attivato tre numeri di sportello telefonico, la spesa a domicilio, la spesa solidale, abbiamo veicolato un appello dei medici di famiglia via internet e social, la sospensione della sosta pagamento e della ZTL in tutta Chieri e la proroga del pagamento dei tributi comunali e altri provvedimenti. Certo che tutta la parte di relazione umana, di contatto fisico, di incontro e di socialità sta mancando a tutti, ma anche per questo credo che sapremo ridare nuovo valore a questi aspetti una volta che torneremo in strada, nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici. Per alleggerire un po' le menti, da qualche sabato stiamo trasmettendo un'ora di musica, un DJ set grazie alla collaborazione con The Taste, che ci allieta dal piazzale della chiesa di San Giorgio, che offre un punto d'osservazione sulla città veramente fantastico. Nel frattempo stiamo cercando di ragionare anche sulla cosiddetta fase 2, su come uscire da questo momento critico e su come coinvolgere le attività produttive locali, che dovranno tornare a essere le vere protagoniste. Guardiamo quindi avanti e lavoriamo per la comunità perché solo insieme ce la faremo.